cerchiamo di operare nella massima sicurezza e nel rispetto delle regole di ingaggio assegnate. Tutto chiaro? Sì, sì. Procedere. Imbarcare. Necessariamente in aderenza con la nostra missione assegnata inserire il team di sicurezza a bordo di quella nave, e quindi in quel momento il Minvelli potrebbe avere la necessità di incrementare la sua azione coercitiva per far sì che il Bettiga esegua gli ordini. Questo è inconfutabile, e quindi in questo momento il Minvelli sta serrando le distanze, il vento viene dalla nostra poppa e quindi il Bettiga ci sta venendo praticamente di controbordo. Il Minvelli sta serrando le distanze, vedete, le due unità, per portarsi a 500 yards al giardinetto dritto, cioè a poppa dritta del Bettiga, e poterla tenere sotto controllo. In quel caso ovviamente ha un vantaggio cinematico il Minvelli, soprattutto perché viene da dritta, e quindi in quel caso per le regole degli abbordi in mare ha la precedenza comunque, e quindi può bloccare quella posizione del Bettiga. Ha un vantaggio cinematico anche perché sta più a poppa via, quindi può rallentare o aumentare e quindi mantenerla alla sua prova, e poi mantiene il controllo di quello che sta facendo. Comandante, questo team del secondo reggimento del San Marco è molto specializzato in questo tipo di operazioni? Assolutamente sì, è un team che è stato addestrato in maniera specifica dal Consubin, dagli incursori del Consubin, per fare questo tipo di attività e per fare queste azioni in un contesto obstruct, ossia brevemente inserire un team anche quando la nave che brevemente lo sta ricevendo fa o compie delle azioni per impedire a tutti i costi il suo inserimento, e quindi si può arrivare anche all'uso anche della forza in maniera necessaria e proporzionale per poterlo obbligare a fare in modo che il team salga a bordo. Come avviene l'abordaggio o l'inserzione, come dite voi? In questo caso l'abordaggio o l'inserzione del team di sicurezza avverrà mediante fast drop, cioè un elicottero si avvicinerà dalla parte poppiera, calerà una cosiddetta, in questo fast drop, un barbettone, per dirlo in gergo marinaro, e il team si calerà dal barbettone sul ponte di volo. Successivamente il team si raggrupperà sul ponte e inizierà con dei movimenti tattici l'azione all'interno della nave per mettere in sicurezza la nave.